Amici miei, buongiorno e bentornati. Quinto, se non sbaglio, episodio della nostra carriera con Rolandino Maran. Come vedete, siamo all'ultimo giorno di mercato. Abbiamo una mail, prestito di Gagliano. Perché noi in attacco, come siamo messi? Facciamo un po' un recap della titolare che abbiamo e dei cambi. In porta siamo messi bene, Vicario, Raduno, Vici, Aresti. In difesa Goldaniga, Cepitelli, Omobamida e Altare Obert, direi che siamo messi alla grande. Terzini sinistri abbiamo Gallo e Lico Giannis, terzino destro Singo e Zappa. A centrocampo abbiamo Vecino Rognandes, come cambi Malè, De Iola, Kurfalidis. Forse un cambio in più ci servirebbe, però se dalla primavera emerge qualcuno siamo anche a posto. Sulla tre quarti abbiamo Pereiro, Bairami, Vignato può fare anche la mezzala, Bairami idem, Pereiro idem. In attacco abbiamo Success Cavani, Pavoletti e Gagliano e Luvumbo. Gagliano, certo, sicuramente non troverebbe tantissimo spazio, anche perché Luvumbo è molto più forte di lui. Che facciamo per Gagliano? Perché loro lo vogliono in prestito con diritto. Ma io direi, allora, Kurfalidis non te lo do, neanche se mi dai 50 milioni in questo momento. Gagliano, no, io delego per un prestito secco di un anno. Facciamo un prestito secco molto tranquillamente. E vediamo un po' che dicono. A me, io non credo servano altri interpreti. Vediamo un po' la primavera com'è messa, perché abbiamo diversi, cioè quattro giocatori che stanno crescendo, due centrocampisti, un'ala e una punta, tutti con overall già abbastanza bassi. Però contate che fra due giorni di gioco c'è il resoconto delle osservazioni, quindi ce ne saranno altri. Intanto, quanto abbiamo speso? Vediamo i nostri movimenti di mercato. Noi abbiamo un profitto di 64 milioni per quanto riguarda le uscite e abbiamo speso 38 milioni e 2 praticamente, quindi abbiamo un bilancio in attivo di quasi 17 milioni. Un grande lavoro ha fatto il nostro Marcello Carli. Io non so se mi possa servire qualcun altro, magari un terzino in più, però a che pro? De Winter non sarebbe male, ma prenderlo giusto per prenderlo mi sembra strano. Magari, ecco, un difensore mancino che all'occorrenza possa fare tutti i ruoli, potrei provare a prenderlo, ma siamo già in 5, cioè io lì non credo che in difesa mi serva qualcuno, magari una punta? Sto pensando, ma anche lì, a che pro? Io non credo che ci possa servire qualcuno in questo momento. Facciamo passare un po' di ore e poi vediamo un pochettino come si evolve la situazione. E poi andiamo a giocare, chiaramente. 9 ore, 8 ore. Se non ci arriva nessuna offerta, io direi anche di chiudere il mercato così. Accordo per il prestito di Gagliano per un anno. Prestito secco di un anno per Gagliano, figlio mio. Vai a giocare, mi auguro titolare. Vogliono Pavoletti. Rifiuto l'offerta e vado avanti. Quindi avremmo sostanzialmente, ora che Gagliano è andato via, abbiamo Success, Cavani, Pavoletti, Gagliano se accetta l'accordo va in prestito, abbiamo anche Tramoni e Luvumbo, ma io direi che stiamo benissimo così. Aspettiamo che si chiuda l'accordo per Gagliano e poi andiamo alla partita, ragazzi. Andiamo alla partita, stiamo a posto così. Vedo che la squadra, l'ossatura della squadra c'è. Gagliano in prestito. Ok, possiamo skippare direttamente
Al giorno avanti, andiamo direttamente a giocare contro l'Atalanta. Saltiamo un po' di giorni. Gli allenamenti dovrei averli fatti praticamente tutti, quindi non dovrebbe calare in maniera estrema la forma della squadra. Olè, vediamo. 7 email, perché? Offerta per il prestito di Dramoni. No, a sto punto rimane qua. Oh, aggiornamenti. Per la primavera, questa è una pippa, questo per carità di Dio, questo neanche. Tu potresti essere già più interessante, provo a prenderti, anche tu niente male. Ah, ci sono dei buoni potenziali, ma nulla di più. In Uruguay, come al solito, non mi trovano un cazzo, sia mai, eh. Ah, questo è un bel potenziale. Esposito, chi mi hai trovato? Domenico Costa. No, Giulio Rinaldi no, Ivan Conte no, hai un overall bassissimo, tu niente male Lorenzino, offerta per il prestito di Rogue neanche ti rispondo, non meriti una risposta, quindi andiamo ad allenare i nuovi primavera Alain Goli, ivoriano, 15 anni, 53 di overall, mi auguro che cresci. Ti faccio crescere un po' nei riflessi, che sono la cosa sostanzialmente più importante per un portiere su FIFA. Lorenzo Moretti, vabbè, provo a tenerti. Sono un po' aberranti i risultati delle osservazioni finora. Ti alleno come sfondatore, 16 anni 46, ma vattene via. Ma perché mai? Oh, David Prado non sembra terribile. Ha bisogno di essere allenato, chiaramente, attaccante completo. E vabbè, facciamo crescere i nostri giovani e andiamo a giocare contro la Dea. Ah, devo fare un cambio tattico. La difesa sale molto anche perché ho dato le istruzioni ai difensori centrali di mettere il fiato sul collo sugli attaccanti. Invece vorrei provare un approccio un po' più attendista. E vedere come va. Bergamo Calcio Cagliari, belle le squadre senza licenze. Mettiamo la maglia bianca magari. Noi che siamo quelli della trasferta, ok. Sì, formazione. L'Atalanta è una sorta di Udinese sotto steroidi su questo gioco, quindi. C'è Aubameyang che è molto in forma. A me dispiace per Goldrick, ma è troppo lento. Mi serve gente rapida. Mi riporto Obert, però al posto di Goldani, Gallico o Zappa. No, serve qualità. Mi porto Lico. Qua, ma direi che siamo anche a posto, nel senso, possiamo giocarcela tranquillamente così. La formazione titolare è questa. Andiamo a giocarci Atalanta-Cagliari. Sarà l'ennesimo video da 30 minuti, ma scusate, ma il mercato aveva una priorità importante. Che bello che sei, Cavani, con la 10. Via, Atalanta-Cagliari. All'ex Atleti Azzurri d'Italia, che qua ancora non era Gewi Stadium. Via, 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 questo è stadio classico, che schifo. Via ragazzi, oh via. Vedo che comunque ci lasciano molto campo, non me l'aspettavo. Rog per Gallo, Gallo punta, Gallo punta, Gallo punta, Gallo, Gatto lo stavo chiamando. Mario Gatto, grande Mario Sagatti, chissà dove finì. Lo vedevo ogni mattina quando andavo al liceo. Cavani. Success non arriva. Vabbè, l'idea era buona. L'idea era buona, non gioco da 2 giorni, capitemi. Zappa Costa. Pasalic. Continuiamo il sogno europeo. Iličić Freuler. Manovra bene l'Atalanta. Nandez lotta con Malinowski. Ovviamente non vince il contrasto. Ah, vedo che la difesa mi sembra un pelino posizionata meglio.
Duvan Zapata dentro. Oh, ma perché passano? Mele va via. Bravo Gallo, bravissimo, che intervento. Rog, ma non arriva Success. Ce la facciamo ripartire, raga, per favore. Mele. Malinowski. Omo Bamidele. Un'altra chiusura, poi fa un passaggio, un retropassaggio aberrante. Il cross dentro, allontana Ceppi. C'è addirittura Cavani a difendere in area di rigore. Rog deve allontanare via. Cerca Success, non lo trova. Mele, Zappacosta, Cavani chiude. Nandez di testa. El Tonga Pereiro, Success. Vede Gallo dall'altro lato, bel pallone. Dai Gallo, dai Tonino. Dai Tonino, qualcuno che vada in mezzo. Nessuno è andato in mezzo, Vessino. Cavani. Ancora, Vesino, Rog. Ceppi. Ceppi Cucciari, Omo Bamidele. Deve tornare indietro, oddio, ma dalla bene questa palla, per favore, grazie. Vicario, io volevo la lanciasse lunghissima, va bene lo stesso. Nandez, alza! Per Singo, bella idea, dai Singo, portatela avanti Singo, bravo! Peccato. Non si difende bene l'Atalanta. Sappiamo bene le insidie dell'Atalanta di Gasperini, mele, pere e noci. Scusate. Duvan Zapata, Pasalic, Freuler, bravo Vesino, picchialo forte, bravo, bravo. Guardalo, dai Cavanino. Niente, bravo Cavani che recupera. Però mi serve sostegno davanti, Success. Alza la prima però, Cavani, Cavani, e mettila dentro, cazzo, murato due volte. Pasalic, grande giocata. Ne ha saltati tre, ma che cazzo sei? Gallo chiude. Ho sbagliato io. Oh, ho sbagliato io. Mele, mele, in area, mele, Duvan, mele. Chiudi, 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 oddio, che gol. Insomma, il tasso tecnico è abbastanza differenziato tra noi e loro, ma non ci interessa. Noi dobbiamo essere consci di non sapere di essere meno forti dell'Atalanta, come il Calabrone che non sa di non poter volare. Cross dentro. Pereiro di testa combina un casino. No, ma è calcio d'angolo. Bene. Dai Cavani, stacca tu. Io l'avevo data a Cavani, va bene lo stesso. Success. Rog, metti un bel cross. Questo è bello. Cingo fuori. Cingo fuori. Gli mettiamo pressione, va bene così. Musso. Rafa Toloi, salta l'uomo. Demiral. Musso rischia tantissimo, rischia tantissimo l'Atalanta. Gallo, guarda lo Success e prova un tentativo timido di dribbling. Vessino per Hernandez, che vede Singo chiaramente in mezzo, bravissimo, che idea, ma quale idea, non vedi che lei non ci sta? Oggi sono particolarmente storto. Omo Bamidele, alza bene, Success, Cavani, guarda che hai spazio, Singo, mettiti dentro l'area, cross di nuovo arretrato, Nandez sponda, Success, bella azione, creiamo tanto, mi piace questo Cagliari, so che dovremmo smetterla di subire continuamente gol. Vessino si è fatto un po' male. Spero nulla di grave. Alla prima interruzione vedo in che condizioni è e valutiamo se cambiarlo. Nandez. Marcolino. Ah, Success oggi un po' addormentato. Spero che tu abbia un buon motivo per avere sonno.
Bastardo. Se scopro che veramente. Prendilo! Prendilo di nuovo, cazzo. Nostra, ok. Singolone. Dai, Nathan, gira tutto. Bello, bello così. Si propone success. Vede lo scatto di Cavani, ma. Io non. Appena l'avete letto nei commenti a Gazer ufficiale della carriera, si è adagiato sugli allori. Guarda qua che schifo. No, Vesino continua ad avere un disturbo. Non so l'entità dell'infortunio. Vesino cerca Cavani, non lo trova. Finché Vesino resiste, lo tengo. Non mi interessa. Dagliela! Bravo, Nandez! Gastone, dai Tonga, scartalo, ovviamente non lo scarto, lancio lungo, Pasanic, Pinta, Cepitelli, Zappa Costa, Freuler, oddio, più di Gallo, oddio, bravo uomo, Vesino, bello, success, Rog, parti Cavani, non vuole partire. Cavani, vede il Tonga, prova. Perché Pereiro si posiziona davanti all'area, ma poi non parte. Singo, la tiene. È il Tonga, bravo, bravo, bravissimo Tonga. Cavani, Singo, c'è Nandez in mezzo. Singo, c'è anche Success, bello il cross. Sofferenza. Ilicic, Vessino si è ripreso, non ha più il simbolino dell'infortunio a fianco al suo bellissimo nome. Vessino fermato. Duvan, Mele, Gallo. Oh, questo è un lancio. Bravo Cavani. Success. Partito addirittura Nandez. Success l'ha visto. Dai Naitan. Cos'era fuori gioco? Perché se no non mi spiego questa decisione. Bravo Vesino. Non era necessario, eri in anticipo, ma bravo lo stesso. Gimsy qui. Ilicic, bello Freuler, dai. Malinowski, Freuler, bravo Nicone. Bravo Cepi. Cavani. Cavani, guarda il Tonga, sì, guarda il Tonga che schifo, guarda il Tonga che schifo, lancio lungo, Pereiro, Cavani, vede di nuovo Pereiro in area di rigore, Zappa Costa intercetta, il problema è che non riusciamo a fare abbastanza fraseggio davanti alla loro area, quindi siamo costretti a. Rosso, godo! Rosso per Zappa Costa e 10. Siamo costretti a trovare soluzioni, diciamo, eleganti che non ci dovrebbero contraddistinguere. L'Atalanta è il 10, abbiamo una grossa opportunità. Cross dentro, Pereiro non arriva, non arriva. L'HM. Oh, non mi usciva, finalmente. Duvan, punta Homo Bamidele. Pressalo, ti prego. Mele, bravo Vesino, bravissimo. Poi Rog, success, apre per Pereiro, abbiamo quella fascia libera. Cavani, success, è partito. Riscattati, success. No, vabbè. Non puoi aver fatto sul serio. No, non puoi avere una capacità di tiro a giro così. Scarsa, non me ne capaci. Vabbè, è andata così. Pazienza, bene. Ilicic, bravo Rog, chiudi. Malinowski, Mele. Dai Gallo, inseguilo. No, no, è fuori giochissimo. Meno male c'è Vicario, bravissimo Vic. Tanto il primo tempo è finito. Dai, success, arrivaci!
Dai! No! Vabbè, primo tempo che si conclude con l'Atalanta in vantaggio, non dobbiamo demordere. Almeno ne abbiamo subito solo uno. Vediamo il lato positivo. Secondo tempo subito. Dai, 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 il nostro mantra sono i secondi tempi. Dai. Ilicic. Quanto manca Ilicic in Serie A, ragazzi? Giocatore di classe assoluta, completo in tutte le caratteristiche possibili. Nwakaeme. Fermiamo, io credo. Jim City va via. Com'è che Jim City è più rapido di Pereiro? Spiegatemi. Malinowski, no, no, oh, chiudi. Oh, mamma mia, ma sono in 10, dovete svegliarvi, animali, animali. No, no, via, via Luchino, dai. Vesino, Vesino, c'è Rogue dall'altro lato, vai Marcolone. Dai Marcolone, avanza Marcolone. Si ferma, Gallo, success. Hai spazio davanti. Gaston non trova nessuno. Dai Luca, dai, 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 credici. Vabbè, ci hai creduto lo stesso, va bene così. Dai Cavani. Ma nessuno che riesca a mettere. Oh, bravo Singolo, lo stavo per dire. Gastone. Cavani. Scambio tra i due uruguagi. Vesino. Velo di success per Rogue, poi success. No. No, 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 figlio mio. No, 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 non esiste. Bairami. Non, ho visto abbastanza da Success oggi. Non esiste. Ma dai, ma dai, non esiste una prestazione del genere. Va Pereiro a fare la seconda punta mobile e Bairami sulla tre quarti. Che nella scorsa gara non mi era dispiaciuto. Nwakaeme. Jimmy, sì. Demiral. Freuler, ma ce la facciamo a prenderli? Bravo Gaston! Ma che cazzo fai? Ma cos'era? Punizione in base a cosa? Non ho capito. No, no, no! Fuori! Oh, ma vi volete svegliare? No. Amo, eri una delle poche note liete di oggi. Per favore, Malinowski, Mele, fermiamoli, perché i 10 ci stanno rompendo il culo? Via! Rogue alza, Pereiro la perde, Pereiro la perde, Pereiro la perde. Dai, dai, dai! Dai, mettici il piede! Sì, vabbè, Barcellona. Barcellona di Guardiola. Gallo chiude. Marcolino Rogue. Gastone. Va dall'altro lato dove c'è Nandez. Si sta inserendo Bairami. Sponda Gastone. Dai Gastone. Rigorissimo. Rigorissimo giallo. Chi lo batte? No, 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 non lo batte Pereiro, lo batte Cavani. Centralissimo Cavani, ti prego. Tira. Io voglio sapere com'è che questo si aspettasse un rigore centrale. Fermalo, fermalo.
episodio di sofferenza e di sfortuna. Perché stanno dominando? Ma ce la fate? Via da lì! Vicario, grazie signore che ci hai dato vicario. Ha un leggero fastidio meno. Homo vamidere di testa. Dai Luca, proviamoci a ripartire. Pereiro, basta, basta. Anche Homo vamidere si è fatto male. Allora, Pereiro va via. No, 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 no. Pereiro via dentro Vignato, chi è il più indicato per fare la seconda punta? Bairami. Homo Bamidele, io ho paura che si faccia male, metto Obert. Metto Obert, speriamo che qualcuno da lassù ce la mandi buona. Via da lì, via, via, ma perché entrano in area con una facilità disarmante, è solo in 10. Nandes, Cavani, parti Tonga, dai, che se senti Tonga, se fai qualcosa di buono, cioè ti lascio in campo. Cavani, e vaffanculo, Cavani, 1-1, ma cazzo, E dai, prestazione indegna, finalmente un gol. Dai, lasciamo perdere i primi 65 minuti, galvanizziamoci dopo sto gol. Cavani, alza! Dai, Bairami, resisti! Musso. Dai, Obert, che sei fresco. Bravo! Cavani. Rog, in qualche modo, Bairami, Musso! Cosa è successo? Perché Bairami si è alzato? Vabbè, cross dentro, Cavani di testa, era posizionato un po' male, va bene così. Dai, non facciamoli ripartire, piuttosto finiamola in 10 anche noi. Bravo Singo! Sì, calcio d'angolo, erroraccio di Gincicchi. Rog ancora a cercare un uomo dentro, non arriva Vecino. C'è Pitelli di testa. Vignato. Sa che c'è Rog, io glielo metto teso. Oh, bella idea! Singo di testa! Ah, dai Rog ancora! Cross arretratissimo! Non farlo mai più, Rog, per favore! E vaffanculo! Ah, godo! Spero che ti infortuni! Sto uscendo pazzo, l'HM in area. Oh, la difesa, Vicario. Vicario ha fatto un miracolo. Vicario ha fatto un miracolo. Cross di Mele. Ammonito Vecino per il precedente fallo. Bravo Vecino. Così, cattiveria, via da lì, via da lì. Vicario. Lancia lungo. Dai Bairami, tienila, provaci a tenerla, bravo! Niente! Dai! Freuler in avanti, Duvan, Malinowski, Duvan! Freuler! Oh, fermatelo! Fermatelo! Vicario, bravo! Ma perché stiamo soffrendo così? Nandez, Cavani, guarda Bairami, dai Bairami, tienila, l'appoggio, Cavani, sponda, Nandez, vuole che qualcuno vada in mezzo, Nandez cerca, trova, Vignacolo! Abbiamo 10 minuti più eventuale recupero. Demiral. Dai, tutto al cardiopalma, tutto il campionato così, sai che bello. Gym City, in avanti, l'HM. Freuler, Duvan. L'HM, va via su Nandez. Bravi, dai Vignato, bravissimo ad aprire, Nandez. Cavani,
Filtrante, dai Marcolone, bravo Marcolone, dai Marcolone che sei in area, dai Marcolone a giro, Musso, dai no, ancora, dimmi che angolo è angolo, stiamo lì, cross dentro, Obert, non arriva, poi Roger da fuori, ma dalla resta di risposta, c'è Pitelli, Musso, no! Altro angolo, cross di Roger, non arriva Bairami, Freuler allontana, c'è Pitelli di prima. Di testa, Rod, cross. Freuler deve allontanare, lo fa male, Bairami, Musso, maledetto. Ok, proviamo un'altra strategia. Liberiamo uno spazio qua. Prog, cross in mezzo, Mele, in anticipo. Appoggia per Musso. Dai. Vesino recupera, non riesce a uscire l'Atalanta, vaffanculo, chi è sto coglione? Bairami, che si mette in mezzo. Singo, Vignato, che palla per Singo. Dai Singo, mettila bene dentro, no! Soffro. Vignato, Vesino. Vignato sponda. Bel pallone, dai Naitan, ma che palo! Basta, non ne posso più. Dai Tonino, non ci crede Gallo, è stanco. Malinowski, prova a partire sul Vecino, non mi posso permettere falli tattici con lui, è già ammonito. Se devo finirla in 10, non senza regista. Cepitelli chiudo. Vicario, alza, alla ricerca di Cavani. Il tesoro perduto. Comunque segna sempre il Matador. Nandes recupera. Dai, che palla di merda, però Bairami, cazzo. No, 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 Miranchuk. Miranchuk avanza. Due di recupero. Fermalo, no, rialzati. Rialzati, scusami. Miranchuk ancora, no, la beffa no. Dai che uscita, dai che uscita, dai che uscita, Singo. Rimessa lunga, Cavani. Parti Bairami. Parti Bairami, cazzo, parti meglio. È finita, mi sa. È finita. Primo pareggio. È una vergogna, è una vergogna. Io vado in conferenza e mi lamento della prestazione dei miei, perché è una vergogna. In 11 contro 10 a farsi martellare dall'Atalanta. Vergogna. Vergogna. Oggi male tutti, oggi male tutti. No, 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 Ringraziamo il no, mister per averci concesso questa no. intervista. Pensavo di ottenere un punto. Mi preoccupa come abbiamo giocato. Terribile. Bravo Marano, incazzati. Il risultato mi soddisfa? Hanno giocato bene entrambe, dai, non... perché devo anche tenere il morale alto. Musso è stato bravo. È un ottimo giocatore. Prendiamo Lasciamo esempio andare il da mister che Musso. ringrazio. Vergognatevi, ammasso di stronzi. E allora proprio per questo, programma settimanale, so come funziona, grazie. Mi dispiace, ma oggi... Allenamento, non mi interessa, oggi allenamento. Giorno dopo la partita non esiste il recupero, oggi vi allenate, bastardi. Vi spremo come limoni, vi spremo. E allenamento anche, allenamento 2 giorni di fila. Maledetti. Ecco, adesso vi potete riposare. Programma di Nantes, adesso chiudiamo l'episodio, ragazzi. Programma, Urfalidis è triste, perché amore mio? Perché sei triste? Tramoni, prestazioni giocatore, ma non hai mai visto il campo? Come fai a essere scontento di come giochi tu stesso? Ti alleno come esterno di centrocampo. L'episodio finisce qui, con una brutta prestazione. E con 3 sessioni di allenamento di fila, giusto così. Ci vediamo domani, amici miei.